Eccoci qua, benvenuti, sono Massimo Famularo, siamo qui di nuovo con Cervelli Migranti e parliamo con Andrea Costantini, VP and CFO di Agrati. Adesso poi in corso d'opera capiremo anche cosa significano queste due domande, stesso format, cerchiamo di stare nella mezz'oretta, domande e risposte veloci e partiamo con la prima. Andrea, puoi spiegare a un bambino di 6 anni in che cosa consiste il tuo lavoro? Perfetto, ma la domanda me l'hanno sempre fatta in molte persone. Io uso sempre un po' la metafora del cassiere, no? Nel senso, il CFO è la persona che è responsabile di gestire la cassa delle aziende, ha un ruolo ovviamente fiduciario, perché chiaramente c'è un elemento di assoluta fiducia che viene conferito dalle persone nelle aziende, e ha un ruolo anche un po' di disciplina. Quindi ai bambini racconto sempre un po' come in famiglia la mamma che comunque si lamenta quando il papà vorrebbe comprare l'auto usata, o viceversa, quando magari l'arbitro in mezzo al campo riporta un pochino di disciplina quando ci sono comunque magari un pochino di, insomma, di persone che vorrebbero andare da diverse parti del campo, ecco. Ok, grazie. Quindi CFO sarebbe Chief Financial Officer, che in Italia è il direttore finanziario, può essere? Sì, il direttore finanziario di gruppo è un ruolo tipicamente anglosassone, è una funzione che in America, diciamo, da circa 20 anni, anche di più, è un ruolo abbastanza comune nelle aziende. In Italia è stata un'evoluzione, diciamo, del vecchio responsabile amministrativo. In Italia è la figura deputata ad essere, diciamo, il braccio destro dell'amministratore delegato, comunque la seconda figura apicale dell'azienda, e insomma ha un insieme di funzioni di supporto non solo alla redazione e al controllo dei numeri delle aziende, ma anche allo sviluppo di alcuni progetti di supporto al business. Perfetto. E se volessimo dare un consiglio a qualcuno che magari ha 15-16 anni e si trova ancora alla scuola superiore, per svolgere questo lavoro, che cosa bisogna studiare? Allora, ci sono diversi modi, secondo me, per arrivare a fare questo ruolo. Quando, diciamo, secondo me, chi studia economia come ho fatto, ha, secondo me, il vantaggio di avere una preparazione un pochino più, tra virgolette, a 360 gradi, e di essere un pochino più creativo, pur essendo comunque un uomo di numeri e un uomo comunque di riferimenti precisi. Ci sono anche persone che ci arrivano magari con dei background più tecnici, come ad esempio ingegneria, in particolare ingegneria gestionale. La cosa importante è comunque avere comunque un percorso, soprattutto nei primi anni di carriera, molto metodologico, quindi lavorando o in società di revisione, in società di consulenza, ma comunque in aziende che ti consigliano di essere molto bravo ad analizzare i numeri, quindi elaborare modelli interni di reportistica, ma anche di capire bene quelli che sono i processi e i rischi delle aziende. Quindi il consiglio che darei è quello, insomma, cercate di imparare il più possibile in contesti molto più possibili e strutturati, e poi dopo questa esperienza si può applicare anche in diversi settori, in diverse industrie. Ottimo. E quindi, come dicevamo, una figura che è tutto sommato propria di quella che è l'attività, tra virgolette, di tenere la cassa, diciamo il borsellino, come abbiamo detto, della famiglia, e che quindi, non dico che prescinde, però è tutto sommato in qualche modo può operare anche in aziende che fanno cose molto diverse, cioè il CFO Assolutamente. c'è nella Apple che fa i computer, c'è nella Fiat che fa le automobili, c'è insomma. Assolutamente. Io ho cambiato diversi settori, diciamo, adesso lavoro nel settore automotive da quasi 4 anni, ho lavorato 8 anni nel settore navale, prima ho lavorato in Coca-Cola nel settore dei beni di largo consumo, quindi prima ancora ho lavorato in consulenza. Quindi il vantaggio di questa funzione è vero che è fungibile, diciamo, quindi impara l'arte e mettila da parte. Viceversa, però, conoscere comunque il settore e l'industria ti consente anche di apprezzare maggiormente i rischi dell'azienda per cui lavori. Quindi è vero che è in termini di rivendibilità, è una funzione, tra virgolette, di staff che offre sicuramente molte prospettive ai giovani, però è anche vero che comunque poi più si conosce il settore, più si conosce l'industria in cui si lavora, più magari può essere anche spazio di fare magari ulteriori spazi in ambito di altre funzioni, magari perché no, diventare magari l'amministratore delegato dell'azienda in cui si lavora. Ci sono molti casi di questo tipo. Ottimo, allora in bocca al lupo. E invece, venendo un po' alla tua esperienza personale, visto che tu sei stato diversi anni all'estero, però ora sei ritornato,
Ci racconti perché e come è avvenuto questo rientro del Il cervello? rientro in generale, allora io, diciamo, io non ho mai quasi fatto delle programmazioni, diciamo, razionali. Ho sempre avuto un approccio opportunistico, nel senso che ho sempre guardato dove era la maggiore possibilità di, insomma, di fare un percorso di carriera che fosse il più possibile all'insegna dell'elemento internazionale e dell'elemento della soddisfazione professionale. Quindi ho fatto un percorso lungo, perché ho fatto più di 12 anni all'estero, ho vissuto in tre continenti, Stati Uniti, Asia, vivendo tra prima in Cina e poi a Singapore, e non, in realtà non avevo preventivato di tornare, nel senso che comunque ero un pochino per gravità, un po' per, ovviamente per ambizione, mi sarei sempre posto la domanda what is next, dove posso maggiormente fare la differenza. Ho avuto, tra virgolette, non so, io lo chiamo anche un elemento un po' sentimentale, no? Nel senso, mi sono arrivato a un punto della mia carriera e comunque anche in cui ero estremamente soddisfatto, in cui ho detto ok, c'è qualcosa che non ho fatto e questo è stato l'elemento che mi ha mosso. La cosa che dovevo fare era forse stare più vicino alla mia famiglia, quindi in particolare a mia mamma. Quindi ho fatto una scelta, come in tutte le scelte che ho fatto nella mia carriera, io ho cambiato anche dei lavori senza in realtà andare a vedere il posto in cui dovevo andare a lavorare. Ho scelto perché ovviamente era l'opportunità giusta e mi fidavo del, come si dice in Asia, del capo o della persona a cui andavo a riportare. In questo caso ho detto, questa è la cosa che voglio fare, decido, vado e poi in ottica, in questo tecnico qui, ho trovato anche un lavoro che mi consentisse di tornare, ma sono stato forse troppo veloce, ma forse l'unico modo in cui mi sono tolto dalla comfort zone, altrimenti magari avrei fatto scelte diverse. Ecco, questa tra l'altro secondo me è una cosa su cui che merita una riflessione, nel senso che tante volte quando si fanno questo tipo di discussioni, soprattutto in Italia, c'è molto l'idea del, se vogliamo, qua la Checco Zalone, se vogliamo, Sì. posto fisso, e quindi dell'idea che bisogna tutto sommato lavorare per vivere, che il lavoro è una cosa che tutto sommato bisogna tenersi stretta. E che magari forse, non dico la realizzazione personale, però il faccio quello che mi piace è una delle cose che magari riesco a fare se mi sono già trovato un lavoro comodo che mi garantisce il mio mutuo, la mia, quindi si dà un pochino di stabilità. E invece tu come vedi, anche un po' come tematica di questa chiacchierata che facciamo, quest'idea di avere una visione, diciamo, un po' differente, quindi io non faccio non lavoro esclusivamente per vivere, ma il lavoro fa parte di un complesso di work-life balance, per cui sostanzialmente cerco di fare anche cose che mi piacciono, di spostarmi e quando magari sono riuscito anche ad affermarmi professionalmente, se mi va, posso anche pensare di cambiare aria, di tornare dove sto bene, o di fare qualcosa, non per avere un avanzamento di carriera, ma per Sono soddisfare. d'accordo, ma allora io penso che questa è una motivazione che mi ha sempre, tra virgolette, contraddistinto fin dai primi anni di università e anche prima. Secondo me uno non va all'estero semplicemente perché in Italia si trovano lavori meno interessanti o perché all'estero si è pagati di più. Si va all'estero anche perché è soprattutto una sfida culturale, è una sfida umana, è una sfida, tra virgolette, che ti consente di vivere delle esperienze che poi saranno un bagaglio di eredità che si apprezzeranno soprattutto quando sei tornato. E quindi, secondo me, diciamo, è un elemento che si sottovaluta, ma che è un elemento assolutamente, secondo me, motivante, nelle persone che vanno all'estero. Poi, diciamo, ci sono anche elementi, anche un po', tra virgolette, anche, diciamo, legati ad aneddoti e situazioni particolari. Molti, io sono ancora la generazione Erasmus, molti di noi sono andati, negli anni 90 a fare gli Erasmus, c'è cioè chi noi è andato a fare lo stage, chi ha trovato la fidanzata e poi la moglie magari, in un percorso di studio. Io, sono fortunato, sono sposato con una ragazza italiana, quindi ho applicato in maniera un po' diversa questo concetto, però diciamo sicuramente quello è un elemento, insomma, che non c'è solo l'elemento dell'alienazione per chi rimane in Italia, anzi spesso ci sono persone che in un contesto diverso trovano magari una maggiore
una maggiore esuberanza, una maggiore propensione anche ad imparare una lingua, una cultura diversa. Quindi sicuramente è motivante, magari in Italia si è pigri, all'estero dover essere da soli, doversi rimboccare le maniche, dover passare, come nel mio caso, tra due o tre lingue diverse, no? Insomma, in latitudini diverse, può essere sicuramente uno stimolo in più, insomma. Poi chiaramente bisogna cercare anche di essere pratici, no? Perché non solo la dialettica formica cicala, ma anche poi cercare di tenere entrambe le cose, perché poi dopo ovviamente sono esperienze umane, esperienze anche interessanti e anche divertenti, ma poi bisogna comunque avere poi un mestiere per poi prima o poi si ritornerà, insomma, quindi probabilmente non consiglierei di andare all'estero e fare un lavoro meno professionalizzante quando magari si ha comunque una professione in Italia, insomma, si deve cercare di avere un giusto bilanciamento, ecco. Ottimo. E invece, venendo, visto che insomma, comunque la tua esperienza è caratterizzata da un ritorno, tu che idea hai fatto di tutte queste, diciamo, anche policy pubbliche che servono a incentivare il rientro degli espatriati, questa serie di incentivi? Sì. Ma io spezzo una lancia su questo elemento. Io penso che il tema del rientro dei cervelli è uno degli argomenti più misconosciuti dalla nostra classe politica, il che non vuole essere una polemica politica verso temi misconosciuti, ce ne sono tanti e non è questa l'occasione di entrare in quest'ottica. Però io, ad esempio, sono rientrato nel 2016 quando mancava una legge sul rientro dei cervelli, perché c'era stato un buco normativo nel 2016, non era stato fatto nessun tipo di legge di questo tipo, anzi c'era una ragionevole aspettativa che non venissero rinnovate le precedenti leggi, le due leggi che avevano preceduto il mio rientro. Poi sono tornato, c'è stato un anno di vuoto normativo, poi sono stato tra i fortunati che da fine 2016 ha potuto optare per una legge sicuramente favorevole, meno favorevole di altre che l'avevano preceduta e meno di altre che invece l'hanno seguita, soprattutto l'ultima presente, che invece va a introdurre criteri estremamente generosi. Io penso che non sia sicuramente una scelta strutturale, non è l'elemento su cui bisogna far leva per far rientrare i cervelli dall'estero, non va a premiare in molti casi le vere eccellenze, che sono soprattutto i casi dei ricercatori, dei professori universitari, di persone che fanno magari impresa, che fanno gli imprenditori. Non sto a dire che questa sia una cosa da togliere necessariamente, c'è una legge e quindi la possiamo mantenere fino a scadenza e magari sarebbe bello avere più equità anche su questo, però secondo me il vero tema su cui si dovrebbe lavorare è quello di fare e dare invece un messaggio chiaro che mentre si cerca di far ritornare questi cervelli dall'estero, allo stesso tempo si lavora per fare entrare in Italia, come fanno paesi come la Germania, l'Australia, gli Stati Uniti, anche altrettanti cervelli o personale qualificato non italiano. È l'elemento di maggiore motivazione sapere che quando si ritornerà si avrà comunque un paese che si è arricchito con un uguale contributo in termini professionali umani. Poi non dimentichiamoci che nel mondo il fatto di essere cittadino globale è un fattore estremamente dirompente. Io, ad esempio, sono cittadino italiano, ho vissuto 10 anni a Singapore, ma sono Singapore Permanent Resident, e quindi per me, anche se formalmente non ho una seconda cittadinanza, ho una affiliazione estremamente forte, per cui comunque è una cosa che permane, che è duratura. Quindi, cioè, secondo me, investiamo soprattutto per fare non solo una politica, ma per farla apprezzare anche dagli italiani all'estero. C'è una fortissima insoddisfazione, c'è tanta gente che, diciamo la verità, è un po' arrabbiata, no? Però noi italiani che siamo andati a partire dagli anni 80 e 90 siamo molto diversi dagli italiani che sono andati in Argentina, in Australia, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale. Non abbiamo bisogno che ci venga riconosciuto il fatto di essere tornati dopo una situazione difficile. Noi abbiamo riconosciuto che ci venga riconosciuto, abbiamo bisogno che ci venga riconosciuto il fatto di essere persone che possano far parte di un progetto
soprattutto umano e culturale. Quindi va cambiato lo storytelling, va assolutamente cambiato, e secondo me non c'è la reale percezione di questo problema, come non c'è neanche la reale percezione dei numeri, perché comunque ci sono statistiche che dicono che ogni mese vanno via intere città italiane, vanno via tra il 120 e il 130 mila persone all'anno, e dubito che tutti abbiano la reale percezione di questo tema. Ottimo. E quindi, tornando un po' al discorso magari iniziale degli incentivi, poi questo è un po' tema caro anche, insomma, sì, dai tempi di Nord America, eccetera. Quindi possiamo dire che un'osservazione che andrebbe fatta è che tante volte, se ci si limita al discorso miope di avere, che so, un incentivo che può essere di carattere fiscale, economico, per le persone che rientrano, è abbastanza plausibile che A, questo incentivo non sia di per sé sufficiente a determinare dentro di una persona, B, che questo incentivo venga in qualche modo a essere ricevuto da qualcuno che sarebbe rientrato comunque. Quindi in realtà assolutamente il ragionamento, sì, è come dicevi, e qui magari ci attacchiamo al secondo discorso, è quello di provare a creare un tessuto che sia tra virgolette un pochino più globalizzato, più attraente, e quindi mi stai dicendo che probabilmente una cosa che rende attraente il nostro paese anche per gli italiani che sono andati via è l'idea che sia un paese più fluido, nel quale ci sono più persone che vengono dall'estero e nel quale si avrà una maggiore mobilità di questo tempo. Quindi diciamo un po' che sostanzialmente sì, perché si rientra anche per si è diversi quando si ritorna, quindi molti di noi tornano che hanno magari moglie, figli, che hanno magari diverse nazionalità. Se noi stessi dopo tanti anni all'estero siamo diversi da come eravamo prima, quindi io conosco tanti casi di persone che hanno fatto anche fatica da questo punto di vista. Quindi sicuramente avere un paese, anzitutto un paese più internazionale, ma non solo dal punto di vista dell'attrazione del turismo, ma molto più internazionale anche dal punto di vista universitario, dal punto di vista formativo, insomma, quindi e in generale proprio dal punto di vista anche insomma, di un paese che dà anche un messaggio, che rendi conti meglio che cos'è l'Italia quando si è fuori. Noi spesso negli anni 80, negli anni 70 c'erano dei giornali che venivano finanziati per le comunità straniere. Adesso un po' con l'ambito digitale si è un po' perso questo tipo di heritage, quindi va sicuramente fatta un'azione più mirata. Ottimo. E domanda invece sul discorso del permanent resident in Singapore. Quindi sostanzialmente tu puoi tornare quando vuoi e puoi rimanerci quanto vuoi senza necessità di permessi di lavoro o cose del genere? Sì, ma secondo me è un concetto che si potrebbe, io dico sempre, adesso il modello Singapore viene anche abbastanza studiato, analizzato su campi magari anche diversi, sulle pensioni e altro. Il vantaggio del Singapore PR è che di fatto è un permesso, diciamo, che non ha una scadenza, va ogni 5 anni rinnovato, ma diciamo va rinnovata, diciamo, il permesso di rientrare, ma quindi altrimenti è comunque una durata perpetua, e ti consente di, diciamo, di fare non solo un'attività di lavoro dipendente, ma anche un'attività di impresa. Quindi io, pur non essendo più residente, contribuisco mensilmente, quindi con il sistema pensionistico, ho la possibilità di tornarci, perché no, magari in un domani tornare a fare un'attività di impresa. Quindi secondo me è una cosa importante, perché poi ci sono magari tanti stranieri che comunque, se avessero dei canali di accesso simili a questo, sarebbero interessati non solo a entrare, ma magari anche, una volta che si è usciti, a fare delle attività. Io stesso nel mio campo, per dire, ho fatto dei piccoli investimenti in startup, e sicuramente il fatto di avere questo regime di permanent resident mi ha aiutato, nonostante adesso io comunque sono in Italia, quindi contribuisco all'attività e diciamo all'economia italiana, ma in maniera indiretta contribuisco anche a quella del paese in cui comunque ho vissuto per 10 anni. Quindi potrebbe essere un modello, diciamo, da esplorare, ecco, perché non c'è solo il tema, no? Adesso si parla del tema degli Ius Soli e di altri argomenti, insomma questo potrebbe essere un elemento motivante per far sì che magari i lavoratori qualificati, laureati, PhD, che magari adesso vanno in Germania, scelgano l'Italia non solo perché devono fare, dico lì, il master in fashion management, ma anche perché poi l'Italia dà dei permessi di lavoro e di soggiorno che consentono anche magari accessi diversi
diversi e magari anche al tema dell'imprenditoria, perché potrebbe essere un altro campo interessante. Quindi sostanzialmente, scusate, che discorso, qui sostanzialmente tu hai versi ancora dei contributi, sì. Io volontariamente contribuisco ogni mese, ovviamente su base volontaria, e quindi ho un sistema, diciamo, che potrebbe essere un sistema pensionistico a capitalizzazione, valido in maniera perenne, molto interessante. Ovviamente la cosa motivante è che io non sono stato, tra virgolette, selezionato per avere questo Singapore Permanent Resident semplicemente perché ho fatto 2 anni a Singapore o 3 anni a Singapore, ma perché ero stato selezionato con un processo meritocratico per cui venivano selezionate persone che avevano determinati criteri. Mia moglie, per esempio, ha un dottorato di ricerca, quindi come nucleo familiare siamo considerati persone che danno un contributo positivo all'economia di Singapore. Quindi motivante esserlo diventato, perché poi dopo, una volta che sei nel meccanismo, ti senti un po' parte del progetto. Io sinceramente non voglio fare, tra virgolette, il forchiere della situazione, però contribuisco più volontariamente a fare il contributo volontario al Singapore CPF piuttosto che riscattare la laurea, per fare un esempio pratico. Assolutamente. Ma quindi, questo ce lo ripeto costante, non facciamo venire idee strane al governo italiano, perché se cominciamo a ragionare di ricevere contributi dagli espatriati, qua si apre, diciamo, un cinema che per la voracità dell'apparato statale italiano potrebbe essere, diciamo, una tentazione un po' vampiresca. E invece, io non so se tu hai bambini, però Singapore è molto famosa anche per le scuole. Quindi sì, sostanzialmente, ne dico un'altra, ma è da famiglia personale, non so se ne adesso ne avrai, e lì non so se le scuole come funzionano, sono, diciamo, molto care, sono a pagamento, cioè tu domani potresti anche decidere di far studiare i tuoi figli a Singapore? Sì, sì, assolutamente, sicuramente quando avrò figli sarà questo probabilmente il progetto che vorrò fare. Ma allora, uno spunto interessante che mi permetto di portare in questa contribuzione, e ti ringrazio Massimo della domanda, è che secondo me Singapore ha fatto una cosa che noi invece facciamo sempre più avanti, cioè il percorso di valutazione degli studenti avviene addirittura già a partire dalle scuole elementari. Quindi è un modello estremamente competitivo e selettivo, per cui già a partire dalle elementari vengono, tra virgolette, date delle valutazioni, ci sono dei meccanismi già di programmazione, di iscrizione per le scuole secondarie, quindi per la high school e addirittura poi all'università. Quindi è un percorso che secondo me, in un'ottica così globale e competitiva, ti dà maggiore disciplina, perché di fatto non sono i figli che scelgono, ma sono anche un po' i genitori che indirizzano questa attività. Viceversa, noi in Italia arriviamo a 19 anni quando ancora si dice ma che università devo fare, quant'altro. 19 anni è un po' è preistorico, no? Perché chiaramente in quel modello devi partire già molto prima. Il vantaggio che comunque hai, diciamo, una programmazione diversa, perché comunque tu puoi già iniziare magari a studiare materie che poi successivamente ti potranno essere molto utili, hai la possibilità di programmare in misura più efficace anche i flussi di arrivo all'università, e alla fine, diciamo la verità, per competere in un'ottica, in un paese così piccolo, una città-stato di fatto come Singapore, deve avere un modello all'avanguardia. Poi ovviamente diciamo, negli anni 50 si andava nei collegi o altro, lì si impara già a 6 anni, pur tornando in famiglia, a dover avere i voti più alti, perché altrimenti non si potranno fare altre scelte. Ottimo. Modello che comunque sarà sempre di più necessario, non molto diverso. In Cina vengono cose diverse perché c'è una selezione naturale, col fatto che le persone sono ambiziose, competitive e altro. Lì c'è una normazione diversa, molto più, tra virgolette, disciplinata, ma poi per competere bisogna arrivare comunque a questo modello. Ok, e proverei a chiudere la nostra conversazione, diciamo, con un ragionamento un po', se vuoi, che è la classica, diciamo, quello che immediatamente segue nelle conversazioni tra persone italiane a quello che ci stiamo dicendo, no? Perché abbiamo parlato di competizione globale, di selezione dal principio, quindi di un ambiente in cui, come diceva Forchieri, bisogna muovere pesantemente il culo. Dal tuo punto di vista, questo tipo, anche perché chiaramente è in atto, se vediamo anche al successo dei nuovi
delle nuove spinte socialiste negli Stati Uniti, Bernie Sanders piuttosto che Elizabeth Warren, tutto questo, c'è un movimento che sostanzialmente dice che le elite globali sono ricche, fortunate, possono girare quanto vogliono e si lasciano il resto del mondo indietro. Questa cosa qua è chiaramente, questo tipo di atteggiamento è probabilmente percepito all'ennesima potenza in Italia, un paese che tutto sommato, insieme alla Francia, e tra quelli che hanno questa impronta un po', se possiamo dire, non voglio dire socialista, però questa idea un po' denaro, cerco del demonio e quant'altro. Secondo te, il discorso, diciamo, di questa magari villaggio globale, questa possibilità di spostarsi, è più una opportunità o una minaccia? E soprattutto può essere un'opportunità anche per chi non è nel 3% più smart, più capace, che sa fare cose bravissime, cioè un'opportunità per chi sta in mezzo, diciamo, per l'individuo mediano, se ha voglia e tempo e, diciamo, impegno per muoversi, ci guadagna o rischia di rimanere schiacciato dalla competizione mondiale? Perché obiettivamente uno si può anche ragionare, cioè se cominciamo a fare a gara con indiani, cinesi, persone che sono numericamente in quantità incredibili, per cui magari vengono da ambienti più poveri in cui le persone sono un attimino, hanno incentivi diversi a prepararsi, potrebbero essere anche molto molto più in media, più determinati, sicuramente con un commitment maggiore di quello che abbiamo noi. Questa cosa qua dobbiamo proteggerci, è un'opportunità, una minaccia? Allora, io penso che il villaggio globale sia comunque un'opportunità, ok? E sicuramente io non credo nemmeno che comunque alla fine ci sia solamente l'eliminazione di lavori e ci siano persone che, solamente persone che rimangono indietro. Ci sarà una modalità generale di organizzazione del lavoro. Io quello che vedo però come opportunità, e parlo un po' per gli italiani, vedo anche degli spazi molto importanti in quello che può essere definito l'ambito dei mestieri, no? Ci sono tantissime competenze, tra virgolette, artigianali in Italia, di persone che non necessariamente hanno fatto l'università, ma hanno competenze molto importanti, non so, dall'ambito dell'idraulica, della meccanica, delle lavorazioni. Nel villaggio globale questi sono talenti che sono assolutamente spendibili, quindi per noi, secondo me, non dobbiamo necessariamente esportare solamente dottori laureati in fisica, ma anzi, secondo me, noi nei mestieri siamo bravissimi, abbiamo una competenza molto, molto, molto solida in tantissime regioni italiane, quindi io penso che ci siano sicuramente gli spazi anche per inventarsi delle cose diverse, al di là di, insomma, di MasterChef e di altri ambiti in cui siamo bravi. Quindi, secondo me, non bisogna avere timore e, diciamo, non dimentico l'essere comunque una persona che comunque aveva sempre avuto l'ambizione di andare un po' all'estero, perché secondo me fa crescere ed è comunque uno stimolo che uno deve avere. Quindi, insomma, consiglio all'estero di andarci, di rimanerci fin quando uno lo sente, e ci sono sicuramente tante opportunità che uno può fare, ci sono spazi un po' per tutti, perché non necessariamente devi avere tre lauree o altro, ci puoi andare, e secondo me la cosa bella del villaggio globale, ci puoi anche andare a tutte le età, perché per esempio ci sono tantissimi anche casi adesso di persone che emigrano a 60 anni, persone che sono magari pensionate, che vanno magari per stare vicino ai figli, che vanno magari per fare magari consulenti di aziende, che magari portano la loro esperienza, o semplicemente magari vanno all'estero per avere un diverso work balance. Ci sono, secondo me, diversi modi, il villaggio globale poi polarizzerà e darà sicuramente tantissime opportunità per tutte le tasche, no? Perché per tutte le tasche, per tutte le competenze, per tutte le motivazioni, ci sarà sempre what is next, ci sarà sempre, secondo me, la frontiera in cui ci devono andare proprio chi vuole proprio sperimentare le situazioni più difficili, ma magari anche più redditizie dal punto di vista della carriera. Ci saranno sempre le opzioni più, tra virgolette, più semplici, per chi magari vuole starci poco, e insomma, ci sarà sempre un modo giusto, e secondo me dobbiamo continuare in questa direzione. Insomma, un messaggio da dare: non essere pigri e, insomma, muovete il culo, magari, ecco, non come a priori, muovete il culo se siete bravi, perché poi se non si è bravi, anche se si muove il culo, non si fa molta strada, ecco. Assolutamente. Allora, guarda, io intanto ti ringrazio, diciamo, per questa chiacchierata. Diciamo, grazie a te. Proviamo a stare nella mezz'ora. Proverei a tirare
comunque le somme e dare, se vogliamo, probabilmente tre o quattro messaggi, io direi moderatamente positivi. Innanzitutto tu ci racconti che allora la via verso il mondo è una via, sappiamo, anche circolare, quindi si va, ma volendo si può anche tornare. Sì. È una via che non è riservata all'1% degli Einstein o dei super ricchi, ma come ci dicevi anche dal punto di vista delle professionalità artigianali, è un'opportunità, sappiamo, più ampia di quella che si possa pensare, quindi non è un discorso d'elite dell'1%, è il discorso di dire il mondo è grande, ci sono tante cose che si possono fare, servono tante cose da fare, non servono solo fisici nucleari, attori del cinema. È bello anche che il riferimento che hai fatto non sia, diciamo, ai soliti cuochi, cucina piuttosto che design, che sono le cose che tradizionali, ma che noi come grande paese possiamo esprimere anche capacità di carattere artigianale, se vogliamo, in tutti i campi. Quindi direi un messaggio positivo, col diciamo la residenza permanente in paesi come Singapore, ci si può anche pianificare finanziariamente una, diciamo, serena vecchiaia piuttosto che delle due anziane. Assolutamente. Quindi, diciamo, il monito direi che è positivo. E, ti ringrazio. Ovviamente se vuoi ci sarà l'opportunità di fare qualche altra chiacchierata, magari anche multipla, quindi diciamo paio di persone, renderla un pochino più dinamica, e niente, direi che per oggi possiamo chiudere con la... Ti ringrazio, mi ha fatto molto piacere, veramente è stata una bellissima chiacchierata, grazie molte, a presto. Perfetto, adesso stacco il...